Giardino occupe une place singulière dans la bande dessinée européenne. Ce qui est formidable, c'est que les histoires de Giardino ne vieillissent pas. Giardino est un classique. Vittorio prépare comme si c'était cada viñeta, cada quadro, siguesse una pintura. Io non so quando ha cominciato a disegnare Vittorio Giardino. Si vede che dentro aveva questa spinta. Un disegnatore di fumetti e anche un raccontatore di storie. Quindi aveva forse urgenza di raccontare delle storie, di narrare. Questo è Max Friedman. Mi hanno detto spesso che mi somiglia. Forse, non so. Certo, di lui conosco molte cose. Per esempio, so che nel 1938 si trovava a Budapest, all'Hotel Danish. C'era andato malvolentieri per un lavoro che credeva di aver sepolto per sempre. Sembra tutto a posto, perché poi non dovrebbe. Credevo di aver perso l'abitudine al sospetto dopo tanto tempo. Ma è come nuotare. Non si può disimparare. Balle. È solo paura, caro Max. La solita vecchia paura. Merda. Il segnalibro è spostato. Portineria? È entrato nessuno nella mia stanza? No, è tutto a posto, grazie. Eppure qualcuno è stato. Gli altri o i miei? Friedman è un vero agente segreto o è un personaggio inventato tout court dal nostro amico Vittorio Giardino? Per quel poco che ho potuto capire, perché se no sarebbero agenti segreti come quelli della CIA, che erano meno segreti della Coca-Cola, direi che lo è. Max Friedman vive negli anni precedenti alla Seconda Guerra Mondiale. Questo è molto importante perché Vittorio Giardino crea intorno a lui una situazione di attesa di qualche cosa che sarebbe stato tragico. Commerciante a Giarto, francese ma residente a Ginevra, Friedman viaggiava spesso per lavoro. Budapest, Istanbul, Aleppo, Parigi. Come mai un tipo come lui sia finito in mezzo alla guerra civile spagnola è ancora un mistero. Si sa invece perché ci è ritornato. Sono delle brigate internazionali. Perché ci siamo fermati? Non so. Aerei! A terra! Bentornato in Spagna, Max. Credevi di avere dimenticato?
Estem a l'any 38, en un moment en què la guerra evoluciona desfavorablement per les forces de la República, tota la potència militar que, del recolzament d'Itàlia, d'Alemanya i els encerts o l'estructura més organitzada del bando insurrecte i les divisions internes i la manca de recolzament internacional del bando república estan provocant que la guerra s'està definint cada vegada més a favor dels insurrectes. Hi ha la batalla de l'Ebre que s'està perdent i hi ha un moment en què, a més, Barcelona està inundada per refugiats que fugen d'aquesta batalla. És en aquest moment en el qual Max Friedman arriba a Barcelona i es troba en aquesta situació en la qual haurà d'investigar i averiguar què ha succeït amb el seu amic Guido Treves. Giardino non nasce come disegnatore di fumetti, nasce come ingegnere, insomma. Quindi si vede che aveva dentro di sé una vocazione particolare. Si vede che il mestiere dell'ingegnere non gli piaceva molto. Mi ha raccontato poco fa un aneddoto che ha incontrato sulla Puane un pastore di capre modenese che in effetti era un ex ingegnere che aveva studiato a Bologna negli anni in cui Giardino studiava a Bologna. E quindi è stato l'incontro fra un disegnatore di fumetti e un pastore di capre che conoscevano tanti professori, quindi venivano dallo stesso ambiente con due mestieri completamente diversi e nessuno era più ingegnere. Nota che ha sigut ingegner. Sì, in realtà es nota molt el seu passat. Estudiós, es veu amb la seva forma de comportar-se, amb la forma de treballar. Jo he estat a casa d'ell i vist el seu estudi. Vull dir, no és un caos com el del Milo Manara. La millor manera és un caos, hi ha cigarretes per tot arreu. El Vittorio té una col·lecció de pipes, però totes estan col·locades a 2 centímetres i mig una de l'altra. Pues la feina de dibuixant del Giardino es reflexa molt el seu caràcter. Per tant, això ho diferencia molt de tota la resta. Il mio lavoro di solito si svolge così. Prima di tutto scrivo. Disegno molto poco, ma scrivo. Scrivo sotto forma di dialogo, una sceneggiatura. Contemporaneamente c'è lo studio dei personaggi. Questi disegni in cui cerco i volti dei personaggi influenzano anche la scrittura. Ad esempio, questa è la ragazza che è protagonista, in qualche modo la protagonista femminile del libro. Questo è il mio protagonista, ma qui ho un altro studio importante, e cioè come un carattere come lui si sarebbe vestito per andare in una zona di guerra d'inverno. E infatti in questa tavola lui ha questo abbigliamento. Quindi fra gli studi ci sono anche gli studi dei vestiti. Ci sono gli studi dei personaggi, ecco qui un generale russo, per arrivare a queste così fisionomie finali, insomma, il percorso è lungo. Questo è un personaggio abbastanza secondario, ma comunque importante, ed è un giornalista, e si chiama Mark Warren, e in prima battuta aveva questa faccia qua, ma non mi convinceva. Ecco che piano piano Mark Warren è diventato questa faccia ed ha assunto i lineamenti di un mio amico giornalista. Non solo ha prestato la sua faccia, è questo signore coi baffi qua, e anche, devo dire, la sua stazza, ma spesso mi ha raccontato cose che poi io ho fatto dire al personaggio. Alcune delle battute di questo personaggio sono delle frasi che mi ha raccontato Marco Guidi. Questo è
È una falce coltello afghana dell'Ottocento. Poteva essere usata come falsetto, come arma. Quali sono i tratti distintivi di un agente segreto? Michelangelo diceva, ti ricordi, non ha un ottimo artista alcun concetto che un marmo solo in sé non circoscriva. Cioè diceva, l'artista non deve togliere dal marmo, perché la figura è già nel marmo. Ecco, un agente segreto ha delle virtù in togliere, cioè non farsi fiutare, non farsi scoprire, ma non farsi neanche ipotizzare. Finalmente. Non è possibile. Friedman! Generale! Siediti! Quando sei arrivato? Oggi? Che eleganza in giro. Sono cambiate un bel po' di cose dal 36. Già, la tuta del miliziano non è più di moda. E al fronte come va? Il tempo lavora per gli altri. I nazifascisti li riforniscono continuamente. Mentre i soli ad aiutare la Repubblica siamo noi russi, e neanche tanto. Ma sull'Ebro, in agosto, gliele abbiamo suonate. Perché sei tornato, Friedman? Per cercare un amico. Sul serio, perché sei tornato? Per cercare il tenente Guido Treves, è la verità. Tutte le uscite sono sorvegliate, coronel. Bene, Molina. Allora procediamo. Jaime Barriego? Sì. Seguridad, venga con me. Perché? Non capisco. Mi seguo senza fare storie. Un momento, finisco di bere. Fermo, sulle mani. È inutile, l'albergo è circondato. Cammina. Stupido. È tutto finito. Scusate il trambusto. Senti, Molina, nel salone c'è un civile con la barba rossa. Si chiama Friedman. Voglio sapere cosa fa e perché è qui. Sorveglialo, ma da lontano. È un tipo difficile. A Barcelona de Max Friedman no passaran. Vos es una Barcelona real. Manté la coherència del mapa, de com s'han de moure els personatges i què han de fer. És una Barcelona, evidentment, que té dos contextos. L'arquitectònic, amb el qual el modernisme surt molt al Passeig de Gràcia, surt el Tel Oriente, que és l'Aurora, llavors, i l'abelisme i la creativitat està estructurada en base als personatges, al context històric, a determinades referències de personatges que han participat, a una documentació prèvia que es manifesta amb els diàlegs i en la participació, però després, sobretot, també està amb els escenaris físics, és a dir, el dibuix de la Barcelona. Giardino non è uno storico, non ha l'ambizione di fornire delle interpretazioni storiche, però ha questa capacità che è quella di trasportarti in quel passato. Ha la capacità di farti sentire lì. Ma chi vuole essere lì è Giardino, è lui che vuole proiettarsi in quel passato. La prima spinta a fare un libro
viene da una forte emozione. E questa forte emozione può venire da tantissime cose, ma anche da, appunto, semplicemente da qualcosa che uno vede per la strada. Insomma, può essere una cosa difficile da raccontare. Perché l'emozione poi si sviluppi al punto da diventare l'esigenza di fare un libro, deve cadere su un terreno fertile, quindi qualcosa che già mi interessava prima, che ho già in qualche modo mi coinvolgeva già in passato. A Barcellona io ho preso questo catalogo perché mi interessava molto. In questo catalogo ci sono molti aspetti interessantissimi della guerra civile. Ad esempio, questo capitolo è la guerra dei manifesti. Ci fu una guerra, effettivamente, anche dei manifesti. E qui ho saccheggiato alcuni, questo ad esempio compare nel mio libro. Il mio libro è pieno di manifesti. Faccio fatica a convincermi che anche durante i bombardamenti la gente andava a teatro. Andava al cinema, cioè c'era una vita il più possibile, la gente si sforzava di fare una vita il più possibile normale. Foto di un bombardamento delle Ensance, da notare che la maggioranza degli aerei che hanno bombardato Barcellona erano italiani. Robert Capa, grandissimo, grandissimo fotografo, ma anche altri fotografi meno famosi e secondo me quasi altrettanto bravi, come ad esempio Alfonso o come Centelles. E nel mio libro c'è addirittura una mostra fotografica di Centelles. Poi qui ci sono alcuni giornali d'epoca, le monete, perché no, altra cosa che ben difficilmente si trova nei libri di storia. E poi, finalmente, delle immagini più specificamente militari, che sono le armi, che sono ad esempio questa meravigliosa fotografia che io ho largamente copiato, mostra un aereo da caccia di fabbricazione sovietica in forza all'armata repubblicana. Prima nasce la vicenda, nascono i personaggi, nascono i loro rapporti e nascono i fatti che succedono. Poi uno cerca di capire se quei fatti sono davvero compatibili, quelle situazioni, con quella che era la realtà storica. E allora lì parte un lavoro abbastanza lungo, fatto spesso di casualità, di colpi di fortuna. Non mi odi, Claire. Sono stato solamente saggio. Ma certo, come vede, sono tornata a lei. L'errore è stato mio, dunque la ferita è solo mia. Crede? Allora perché, Max? Lei mi piace troppo e io non sono solo. Non avevo capito. Non avevo capito quanto conti per lei la fedeltà. Chissà che donna meravigliosa per esserle legato così. Non è una donna, è una bambina. È mia figlia, Esther. Papà, posso accendere la radio? Certo. Hitler si è recato in visita nei sudetti. Tu quando parti, papà? Esther, chi ti ha detto che partirò? Nessuno, l'ho capito da sola. Starai via a lungo? Spero di no, ma non devi preoccuparti. Non c'è alcun pericolo. Non mi preoccupo affatto. Pensavo solo al mio compleanno. Tornerò in tempo, vedrai. In Max Friedman è enorme il rimorso di occasioni d'amore perdute, ma il rimorso è fondamentale perché in qualche maniera l'eroe,
che in Vittorio Giardino è l'eroe sconfitto, prende su di sé il senso di colpa di quello che sta avvenendo. Nonostante sappia l'eroe che non può cambiare la storia, questa sua impossibilità la vive come una propria mancanza. Non ci riesco. Qualcun altro avrebbe potuto farlo. Qualcun altro avrebbe potuto compiere il gesto storico che avrebbe potuto cambiare qualche cosa nel corso degli eventi, che avrebbe potuto salvare un amico, che avrebbe potuto creare qualche cosa di nuovo. E invece l'eroe è colui che si rende conto di non potere. Smettila di pensarci, Max. Era necessario, lo sai anche tu. Non ci penso, però era solo il farmacista. Era un falangista. Al nostro posto lui avrebbe fatto lo stesso. Appunto. Sai, Guido, comincio a pensare che stiamo diventando come loro. Come ti permetti? È la guerra che è crudele, Max. Perciò bisogna finirla al più presto. Nessuno è innocente, ma le nostre ragioni sono giuste. Certo, ma a volte pensare di avere ragione non mi sembra sufficiente per fucilare qualcuno. Tu sei stanco, Max. Dovresti chiedere una licenza. Nausea del sangue, ecco che cos'era. Non importa quanto sia giusta la causa. Semplicemente non puoi più uccidere. Sicuramente c'è questa, diciamo, sensazione di personaggi che sono immersi in cose più grandi di loro, che poi la condizione umana, la condizione del povero uomo che si trova in situazioni talmente grandi, talmente superiori alle proprie forze, che cerca di barcamenarsi, di fare la cosa giusta, il momento giusto, e tutto il resto sparisce, ecco. Je pense à l'intérêt et à l'inquiétude de Giardino pour les moments de danger dans l'histoire européenne où il faut de la vigilance. Cette disposition qui, dans des bandes dessinées qui parlent du passé, font que ces bandes dessinées sont très actuelles. C'est-à-dire ce que Giardino dit à son lecteur, le conseil ou l'obligation qu'il lui fait de regarder ce qui se passe dans l'histoire à travers une histoire de fiction, à travers les détails de cette histoire de fiction, ça, c'est le message le plus important de Giardino. What kind of a spy do you think you are, Satchel Foot? Harry. Ci sono molte cose che ricordano il cinema nei fumetti di Vittorio. Nonostante la sua cosiddetta caratteristica della linea chiara, quindi molto pulita, senza ombre interne al personaggio, senza ombre esterne, eccetera, tuttavia ha degli improvvisi sprazzi di espressionismo, cioè di questi giochi di ombre, di luci, ma non bisogna credere che sia l'espressionismo dei Vine, dei Caligari, no? È l'espressionismo del terzo uomo. La classicità dell'ispirazione di Vittorio Giardino lo si vede anche dal fatto che è come se veramente fosse la realtà lì così, messa lì così com'è. E naturalmente anche questa è una forma di ipocrisia della letteratura o di ciò che
o del racconto per immagini, ed è in realtà un patto che si fa sempre col lettore, no? Io ti racconto una cosa, ti dico proprio le cose vere così come stanno e il lettore fa finta di crederci, ecco. O magari ci crede sul serio anche. Giardino, d'une certaine manière, attache son lecteur au personnage avec des ellipses, avec des retards d'information, ce qui oblige le lecteur à suivre le héros dans la série et ce qui oblige aussi le lecteur à être actif et non passif, c'est-à-dire ne pas se borner à enregistrer des informations plates. Questo è il cimitero polacco alle porte di Bologna. Qui sono sepolti più di 1.400 soldati del secondo corpo d'armata polacco, che fu il primo ad entrare a Bologna nell'aprile del 45. Questo cimitero è rimasto per anni semi-abbandonato, chiuso. Io non ho mai visto nessuno entrarci dentro. Finché un bel giorno dell'89 vidi un pullman da cui scesero un gruppo di passeggeri, tutti piuttosto anziani, erano polacchi. Fra questi passeggeri c'era una signora tutta vestita di nero, con abiti consumati ma ancora eleganti. Io immaginai che per la prima volta dopo più di 40 anni questa signora poteva venire sulla tomba del marito, del fratello, di qualcuno che le era caro, insomma. E questa cosa mi fece pensare a come sarebbe stata diversa la mia vita se per caso io fossi nato 500 chilometri più in là, al di là di quella che si chiamava la cortina di ferro. Sicuramente tutta la mia vita sarebbe stata diversa. E questa fu una delle ragioni principali che mi spinse a scrivere un romanzo a fumetti come Jonas Fink. Il senso di questa storia che tutto condiziona e in forma negativa lo abbiamo naturalmente anche nelle storie di Jonas Fink, che vive le sue avventure da ragazzo nella Praga del dopoguerra, quella che viene sconvolta dalle vicende legate naturalmente all'Unione Sovietica, allo stalinismo. Období po nástupu komunistické moci v roce 1948 znamená diktaturu jedné politické strany, strany komunistické, represi vůči politickým odpůrcům, a to i těm domnělým. Znamená to boje proti církvím, zejména proti katolické církvi. Znamená to kolektivizaci, násilnou kolektivizaci zemědělství, likvidaci soukromých firem, ať už v průmyslu, nebo i ve jmenovaném zemědělství. Ma che ore sono? Le quattro e mezzo. Chi è? Aprite, polizia! Cosa volete? È in arresto, dottor Fink. Si veste e ci segua. Perché? Che cosa ho fatto? Si sbrighi. Fermi! Chi vi dà il diritto? Ordini. Sta tranquilla, Edith. È evidente che si tratta di un equivoco. Chiarirò tutto, vedrai. Jonas Fink era ancora un bambino quando all'alba di un giorno del 1950 suo padre fu arrestato. Da quel momento tutta la sua vita cambiò. Fu espulso da scuola, dovettero cambiare casa, attorno a loro si fece il vuoto perché erano la famiglia di un nemico del popolo. Le vignette, che sono sei, sono esattamente uguali.
E viene rappresentato il padre di Jonas Fink, ridotto ad un numero di matricola. Questo signore va avanti e dietro in una cella di 2 metri, compiendo sempre le stesse azioni per chissà quanto tempo. La determinazione del tempo, del luogo, rimane indefinita. Le vignette sono tutte uguali, come tutti uguali sono i giorni di questo signore fino alla fine della sua prigionia. Giardino è un autore che conosce son histoire et qui sait magnifiquement rendre compte d'événements qu'il n'a pas connus de première main. Et il le fait à travers, finalement, non pas une épopée collective, mais un récit intime, l'histoire d'une personne, le destin d'un personnage. Si on prend Jonas Fink, son histoire le prend dans les années 50 et le conduit jusque dans les années 90. Donc on accompagne le personnage sur la durée et à travers le prisme de cette histoire singulière, c'est toute la chronique de la Tchécoslovaquie qui finalement est évoquée en arrière-plan. Et avec une foule de personnages secondaires qui gravitent autour du héros. Et donc ça, c'est une façon extrêmement habile, je pense, de faire finalement d'évoquer pour un public d'aujourd'hui qui n'est pas forcément très au fait de ces événements, le printemps de Prague, tout ça, ça paraît bien lointain, de le lui faire partager à travers finalement les émotions et aussi les hésitations d'un personnage qui cherche sa place dans l'histoire et qui est ballotté par elle plutôt qu'il ne la domine. Alcuni anni dopo, Jonas, adolescente, lavora in una libreria. Entra a far parte di un gruppo di coetanei piuttosto critici verso il regime, chiamato Gruppo Odradek. Lì incontra una ragazza carina con gli occhiali, Tatiana, che sarà il suo primo amore. Avete visto chi c'è laggiù? Chi? Jonas. Oh, io dico che qui per Tatiana. Figurati. Perché? Non ti piacerebbe? Vuoi scherzare? Ci ho anche litigato. Ci sta ancora guardando. Cosa facciamo? Andiamo a casa, no? Se ne vanno. Ciao. Ciao, Jonas. Cosa fai da queste parti? Niente. Passavo per caso. E voi cosa fate? Andiamo a casa. Tu no? Senti, Tatiana, volevo dirti che mi dispiace per quello che è successo ieri. Perché? È successo qualcosa? Ma... allora, ciao. 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 Alena! Cosa avranno da ridere quelle sceme? Ci sta ancora guardando. Non voltarti stupida. Perché è successo qualcosa? Che cretina. Jonas Fink est un garçon d'une famille juive de Prague qui est né au mauvais endroit au mauvais moment et dont le destin va être obscurci par les événements historiques qu'il subit, que ses parents, dont ses parents sont les premières victimes. Thank you.
Il devient libraire. Et sa façon à lui de résister, c'est de continuer à faire vivre les livres, la culture, d'entretenir la flamme de l'esprit. Et ça, c'est extrêmement important dans un régime, celui du totalitarisme soviétique et des démocraties populaires qui voulaient effacer les grands auteurs et aussi qui niaient finalement la vérité, le rapport à la vérité. Pro mnohé konzervativce z řad komunistické strany, zejména pro Sovětský svaz, mnohé reformy byly neakceptovatelné. No a v tu chvíli přišel zásah, který znamenal naprostou deziluzi. Samozřejmě mluvím o invazi z 21. srpna 1968, kdy vojska NATO vedená Sovětským svazem okupovala Československo. Tato okupace pak znamenala zastavení všech nadějí. V 1968 jsem byl malý chlapec, bylo mi 9 let, který hltal indiánky a kovbojky a podobné filmy. A když jsem v tom srpnu, přišli Rusové, pamatuji si, že byl nádherný den, že bylo srpnové modré nebe, nádherný den a ráno jsem se dozvěděl, že jsou tady tanky, tak jsem to bral jako nějaké dobrodružství až do doby, kdy před naším domem zastavil takové vojenské obrněné zelené vozidlo a vyběhli z toho 4 vojáci a zazvonili u nás a odvedli si otce. Otec dělal v televizi, nevím, proč ho odvedli, koukal jsem jenom, co se děje. Maminka začala brečet, babička říkala, to já jsem zažila válku, první světovou i druhou světovou, nic se neděje, on se vrátí. A skutečně večer se otec vrátil a až do jeho smrti mi neřekl, kde byl zavřený, co se vlastně dělo. Doveva essere il 72 o il 73, l'anno in cui io tornai da Brno
in auto. Stavo attraversando di notte una foresta per dirigermi al confine, dove non c'era anima viva, né una luce di casa, niente, né una macchina, quando improvvisamente fui abbagliato da un riflettore che si accese e due soldati col mitra uscirono dal bosco e mi fermarono. Mi dissero qualcosa in cieco che naturalmente non capii. E uno mi prese per un braccio e mi fece scendere dalla macchina, mi portò davanti al muso della macchina e mi indicò il fanalino che era rotto. Ho sempre avuto troppa immaginazione. Nell'agosto del 68 Jones e Tatiana si rincontrano per la prima volta dopo 12 anni. Non cambia mai nulla a Praga. Non proprio. Qualcosa è cambiato se noi siamo qui. Andiamo alla libreria, vero? Ma come hai fatto a indovinare? Ma se non vuoi. Anzi, sono curiosa. Ricordi la sera in cui venimmo qui? Che pioggia! Come vedi, nulla è cambiato. Entra. Vieni. Questo è il mio ufficio. John Lennon, Blow Up, e c'è anche un divano. Non manca nulla. Beh, a volte mi capita di fare tardi, così quando sono stanco. Certo, ti serve per riposare. Che altro? Mi prendi in giro? Io? No, figurati. Credi che sia stupido? Avrei voglia di prenderti a schiaffi. Provaci. Tatiana non può abbandonare la Russia per ragioni familiari. Jonas o emigra o verrà arrestato. Il destino di Jonas Fink è stato in gran parte determinato dalle circostanze. Circostanze che lui non aveva nessuna possibilità di controllare né di modificare. Invece, alcuni aspetti fondamentali della vita, beh, quelli restano comunque, perché ci si innamora anche sotto le dittature. Alla toute dernière page de l'histoire de Jonas Fink, il y a un personnage qui dit « il a toujours été un lâche ». Et je pense que cette réplique, elle renvoie chaque lecteur à une interrogation sur qu'est-ce que j'aurais fait, moi, si j'avais grandi dans les mêmes circonstances que ce personnage-là. Est-ce que j'aurais fait mieux? Est-ce que je me serais comporté avec plus de dignité? Bon, c'est très intéressant de finir sur cette interrogation. Et une des grandes forces de Giardino, c'est probablement l'humanité et, je dirais, la noblesse de son regard. Ça se sent très fort à travers la façon dont il considère tous ses personnages. C'est un auteur qui ne juge pas, qui laisse au lecteur le soin de se prononcer, de se faire sa propre opinion.
ragionato abbastanza a lungo sul problema di che cosa significhi tracciare delle linee su un foglio tali che un altro le interpreta nello stesso modo che tu avevi intenzione che fossero interpretate. Se tu riconosci Jonas Fink, perché lo stai paragonando con qualche immagine, qualche canone che tu hai in memoria, delle immagini che tu hai visto, che hai immagazzinato in memoria, e la memoria le ha selezionate e asciugate, le ha ridotte all'essenza e fa sì che di fronte a certe linee estremamente simboliche tu riconosca una certa cosa. Dopo molti anni di assenza, Jonas ritorna a Praga con la famiglia, moglie e figlio francesi. Era già caduto il muro di Berlino e la città stava cambiando rapidamente. Quanta gente! Il Ponte Carlo è diventato un mercato. Guarda, papà! Divise, mostrine, decorazioni. Si vende di tutto. Me ne compri una? No, Didi. Le medaglie in vendita non sono una bella cosa. Oh, ti prego. Almeno un berretto, papà. Niente da fare. Basta. Usciamo da questa bolgia. Vorrei andare a vedere la libreria. È qui vicino. È questa. C'è rimasta solo la vetrina. Te l'avevo detto. Hai ragione. Dovevo aspettarmelo. Il mio atteggiamento verso il mio libro è questo. È figlio mio. È sicuro. Però a questo punto è diventato grande e deve marciare da solo. E io mi riacquisto la mia vita per dedicarmi ai suoi fratelli. Sono 40 anni che sono qui e non mi sono ancora stancato. Cioè, mi diverto come un matto.